Vogliamo tutti avere delle relazioni felici, di solito la relazione principale, quindi con il partner, ma anche con amici, colleghi, con la famiglia. E perché viene così difficile avere delle relazioni felici? Perché, beh, uno dei limiti grossi, e ce l'abbiamo nella nostra testa, ricordiamocelo, è la paura del fallimento. La paura del fallimento può essere un blocco enorme all'essere banalmente felici. Perché? Perché abbiamo paura di essere abbandonati. Quindi, proprio mentre siamo in una relazione, quindi non siamo abbandonati, stiamo con qualcuno, questa paura che ci portiamo dentro da piccini dell'abbandono ci frena, ci lega. Ci impedisce di essere completamente aperti e di legarci all'altra persona. Quindi accusiamo l'altro di non volerci veramente bene, perché siamo noi stessi che non apriamo veramente quella porta, perché nell'aprirla veramente mettiamo sul piatto appunto la possibilità concreta di essere abbandonati e di soffrire. E quindi inconsciamente siamo noi che stiamo boicottando la nostra stessa felicità. Un'altra cosina su cui fare focus è la paura di non essere abbastanza, di non meritare questa felicità. Magari i genitori che ci hanno allevato al fatto che tutto quello che facevamo era quello che dovevamo fare. Che non dovevamo chiedere, non dovevamo pretendere, perché è maleducato chiedere o addirittura pretendere. Bene, cambiamo atteggiamento. Pretendiamo la nostra felicità, pretendiamola perché non è un qualcosa in più, non è qualcosa che noi chiediamo perché siamo viziati o perché non siamo pari e non ci accontentiamo di quello che abbiamo. Chiediamola perché è giusto, corretto, è questa la vita. Iniziamo a pensare di voler, dover e meritare soprattutto di essere felici quando, qui e ora, quando in questa vita, non in una prossima vita o un eventuale paradiso inferno. Qui, ora, noi meritiamo di essere felici. Altro piccolo focus molto moderno. Soprattutto vedo nella mia generazione, quindi diciamo del 40 in su, anche un pochino di più la mia direi, è questa idea di perdere la propria autonomia e indipendenza, magari anche faticosamente raggiunta, il fatto che un uomo ti possa limitare, ti limiti magari nella carriera, nelle scelte lavorative, che una famiglia ti possa limitare. O dal punto di vista dell'uomo, banalmente, che ti possa limitare dal conoscere più persone, dal frequentare contemporaneamente più persone. Allora, ricordiamoci che non è un dato di fatto che la relazione debba essere monogamica, parliamo di relazioni. La relazione deve essere pulita, chiara, limpida, corretta, questo sì, ma ci sono tanti tipi di relazioni. Le persone coinvolte sono d'accordo, in cui ci sono ampi spazi personali con altre persone, se la persona che si frequenta è d'accordo. Quindi ricordiamoci che spesso e volentieri questa presupposta indipendenza è più che altro un'idea mentale nostra, un'idea mentale dovuta anche al fatto che se siamo in coppia tendiamo a diventare un pochino territoriali, quindi sbandieriamo la nostra indipendenza, ma poi noi stessi tendiamo un attimino a chiudere il cerchio intorno all'altra persona. E per chiudere il cerchio cosa facciamo? Facciamo più cose possibili con l'altra persona. Controlliamo cosa fa, una serie di comportamenti realmente devianti che non ci fa stare bene. Quindi rendiamoci conto che la libertà è una libertà nostra interiore, prima di tutto, è una libertà di mente, di giudizio, e poi banalmente diventa una libertà all'interno della coppia. Se noi abbiamo delle specifiche nostre per cui abbiamo
tipo necessità di fare chissà che cosa, o magari abbiamo necessità di spazi nostri, una stanza nostra, un piccolo studio, un equilibrio fra relazione principale e amicizie, più la necessità di più partner. Ecco, anche questo è un argomento così tabù, non si affronta. Si può veramente avere la necessità di più partner, anche partner fisici o anche partner emotivi, gli si dà il nome di amicizia, ma sono persone che emotivamente portiamo per tutta la vita, e magari il nuovo partner che è emotivo e fisico è geloso dei nostri partner emotivi, e questo crea dei disagi. È sempre, sempre da essere molto chiari su cosa necessitiamo noi, ma soprattutto con noi stessi, cos'è che ci rende felice. Abbiamo un carissimo amico con cui facciamo delle risate pazze e ci rende felice questa cosa? Sì, perché fare delle risate pazze rende sempre felice. E ne frequentiamolo. Al nostro nuovo partner non va bene, ecco, c'è già qualcosa che non funziona. Quindi cerchiamo di armonizzare e di capire che l'indipendenza è una cosa che si può avere anche nella coppia. Ecco, questo è importante. E non facciamo che questa idea di indipendenza vada a pregiudicare altre cose. Ok, deve essere l'indipendenza vera, non l'idea dell'indipendenza. Questo è importantissimo, alle volte si vanno un po' a confondere le due cose. Poi è la paura è quel qualcosa che ottenebra la mente, che non ci fa essere lucidi, che non ci fa essere felici. La paura delle relazioni passate, quindi vivere nel passato. La paura del giudizio. La paura del giudizio è una paura sempre legata al passato, perché noi in passato siamo stati giudicati e non amati, o abbiamo avuto la percezione di non essere stati amati per il giudizio. La paura del giudizio anche futuro, degli altri sulla nostra relazione, soprattutto se, come dicevo prima, è una relazione un po' diversa dalla norma. E quindi noi, per essere felici, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di questa relazione, che ci staremo bene, ma magari il giudizio dei genitori, del nostro ambiente, di noi stessi, ci impedisce anche solo di entrare in questa relazione, che invece, ripeto, sarebbe la nostra felicità. In conclusione, la paura del fallimento con tutto questo corollario di sensazioni è una delle paure che sovente in modo più forte blocca l'inizio e spesso, credetemi, il proseguo di una relazione, perché all'inizio magari il passo lo facciamo sull'onda di un entusiasmo, è quello strappo che magari arriviamo a fare. Poi, quando comincia la relazione, magari anche la concretezza della relazione, le nostre paure, il nostro vissuto, l'anticipare un abbandono per non soffrire l'abbandono, quindi essere noi magari a dire no, no, non funziona, lasciare, perché abbiamo paura di essere lasciati, e quindi poi appunto che tra virgolette fallisca la relazione, ci porta a anticiparne la fine. Quindi, come faccio anch'io? Rifletto quando qualcosa mi fa sentire a disagio, rifletto sulle mie paure, non do colpa all'altra persona. L'altra persona ha delle responsabilità, ma non ha delle colpe. Ecco, entriamo in quest'ottica. Quindi l'altra persona si prenda le sue responsabilità, ci mancherebbe. Ma quello che è i fantasmi un po' che portiamo noi nella relazione, affrontiamoli. Affrontiamo le nostre paure, affrontiamo la costruzione di una sana autostima in noi stessi, affrontiamo il fatto di comunicare apertamente con il partner riguardo alle nostre paure, riguardo a quello che ci rende felici, riguardo a come essere armonici entrambi nella coppia. E se non ti senti di fare questo percorso da solo, ci sono tanti modi, tante persone che possono aiutarti, anche banalmente una bella chiacchierata con un amico. Tutti noi abbiamo un amico o un'amica, magari un po' brutale, ma che sappiamo essere sincero. Ecco, con lui o con lei, quattro chiacchiere potrebbero fare. Alla fine quello che c'è da affrontare è quello che c'è dentro di noi. Le altre persone sono un po' un innesco anche
una scusa per indagarci e per indagare per noi cos'è questa felicità che tendiamo sempre a rimandare, come fosse qualcosa nel futuro. Un giorno avrò questo lavoro, starò bene, un giorno finirò di pagare il mutuo, starò bene, un giorno troverò la persona dei miei sogni, un giorno mio marito, mia moglie, mio compagno, la mia compagna capirà veramente quanto valgo, un giorno avrò un figlio. Un giorno lascerò questo lavoro di schifo, un giorno, un giorno, un giorno, un giorno. No, no. È oggi il momento per essere felici. Va bene? Piccola promessa, si parte da oggi, un passino alla volta, ma da oggi. Un abbraccio a tutti e so che ce la potete fare, assolutamente.